Se avete bisogno di crediti, Isvolt, link e codice coupon qui in descrizione. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, enepo.com trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Ismaila Sarr nella sua versione TOTS SBC. Prima di iniziare questo video vorrei che lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram e canale Twitch, link qui in descrizione. La carta SBC di Sarr costa all'incirca un 100.000, 90.000 crediti. È un prezzo veramente accessibile quasi a tutti praticamente. Il fatto è che purtroppo gioca nella EFL Championship, la seconda lega inglese. Ha una nazione brutta, cioè Senegal, non ha tutti questi giocatori interessanti, e gioca addirittura nel Watford. A parte la squadra, ma proprio l'FL2 o l'English 2 non è il massimo. La carta di PSL comunque non è male, onestamente parlando. Ha 99 in agilità, però onestamente parlando mi è sembrato un po' più lento rispetto al 99. Magari un 95-94, che comunque è ottimo, sarà un po' dovuto al body type, un po' dovuto all'altezza peso. Però sta di fatto che quel 99 per il mio non viene rispecchiato appieno in game. Il tiro è veramente interessante, non ha problemi in qualsiasi tipo di tiro. E comunque al 3 di piede debole che sono di per sé un contro, ma in alcune situazioni, in altre invece no. In area non avrà particolari problemi a segnare di mancino, anche se magari risulterà un po' più impreciso e un po' più debole il tiro di mancino. Finalizza abbastanza bene, non ha problemi nemmeno nella freddezza, 90, e in più ha un bel long shot 93 e una potenza tiro da non sottovalutare 94. I rigori sono l'unica magari pecca, 72 in carta. Il passaggio, onestamente parlando, è buono, però non lo so, a me non è piaciuto in maniera estrema. Messo come COC esterno o come esterno, questo passaggio va benissimo, indubbiamente. Da COC centrale, ecco, sia per via del piede debole sia per via del passaggio, non mi ispira tantissimo. Comunque visione 89, passaggio corto 85, il passaggio lungo solo 73. L'effetto è 96 che rientra sui calci piazzati, che purtroppo non ha 68 in carta, sul tiro e anche sui passaggi. Dribbling 92, però appunto mi è sembrato, sì, abbastanza agile, 90 però un po' meno rispetto a quel 90. L'equilibrio non mi è piaciuto particolarmente, onestamente. Non è estremamente reattivo, ma ha una buona reattività. È come pro del dribbling, è solo il dribbling puro, ecco perché mi ha messo dribbling con una stellina. Perché appunto per me il dribbling puro è la qualità vincente abbinato alle 4 di skill. Perché comunque, sì, non è estremamente agile, ma ce l'ha un minimo di agilità. E comunque saprà dribblare bene l'uomo senza o con le skill. Colpo di testa, lasciamolo perdere. La resistenza è davvero interessante, 91, secondo me anche più alta in game, un 93. Perché comunque riesce a correre bene e a stancarsi poco, non correre bene, riesce a stancarsi poco anche all'80esimo, se la fa una partita piena praticamente. La forza 87, onestamente non ho visto una forza fisica così elevata. Come body type alto e medio plus. Come alternativa vi posso dire un Bellitozzo o un Diatta 87 what if upgrade. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, ragazzi, si ibrida malissimo. Senegal, Watford, bisogna mettere solo la FL Championship praticamente. Meno male che si può adattare ad ala, ad esterno, quindi aver magari solo una linea verde, ma anche qui il problema sussiste. E quindi gli do veramente un voto basso, 2 più 2.5. Come stile intesa l'ho provato col base, i top 3 chemistry step utilizzati secondo Footbin sono finalizzatore, base o cannoniere. Base ci può stare bene, finalizzatore volendo, così aumentiamo il tiro e il dribbling che assolutamente ci sta, ragazzi. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8+. Ragazzi, prima di chiudere questo video voglio ringraziare e salutare Samuele, è il mio grafico che mi ha curato le grafiche per i PSD delle review, e trovate qui in descrizione il link alla sua pagina Instagram, perché se volete realizzare dei lavoretti, volete avere una grafica per un canale YouTube, Twitch, quello che è, lui è molto disponibile e saprà accontentare le vostre richieste. Ragazzi, fateci un salto, link qui in descrizione alla sua pagina Instagram. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Con Dio vi spoglio, saluto e vi ringrazio. Ciao belli.